A Videotop con grande piacere abbiamo con noi Silvia Nair. Ciao, benvenuta. Ciao Paolo, grazie per l'invito, un piacere. Altrettanto, assolutamente, anche perché devo dire, non perché sei qui presente, ma è sicuramente qualcosa di diverso, di particolare, al quale ci tenevo molto. Innanzitutto, il singolo in ordine di apparizione è Sono qui del momento, ma fa parte di un album Luce e Ombre, un album che. Insomma, è come dicevamo un progetto davvero molto, molto ambizioso, particolare e molto bello. Grazie Paolo. Luci Ombre è il mio terzo album, quale cantautrice. Segue a Sunrise e Ithaca. È un album che ho realizzato interamente in Olanda con un team prestigiosissimo di produttori, capitanato da Frank van der Heijden e Michael Agrau. Frank ha collaborato come arrangiatore e direttore d'orchestra con grandissime star americane come John Legend, Justin Timberlake, Justin Bieber, Celine Dion, Michael Jackson. Gli ultimi due, sei singoli postumi di Michael Jackson, gli arrangiamenti orchestrali sono proprio quelli di Frank. Beh, E, devo dire che secondo me ha del talento, così vado un po' Ha del per sommi capi, ma talento, ragazzo. dovrebbe avere del Anche talento. giovane, tra l'altro, perché non ha neanche 50 anni, per cui insomma. Vabbè, un ragazzo. Sì. E poi è nata questa idea dal mio manager olandese Harry Lessing di realizzare un album proprio con un respiro internazionale, con una produzione internazionale, ed è nato così un progetto artistico pop e rock sinfonico. Infatti ci sono dei brani che sono rock sinfonici, grande orchestra sinfonica, bass and drums, chitarre incandescenti, sai, distorte, grande vocalità e melodie di grande impatto, no? Alcuni lo hanno definito anche epico per certi versi, no? Ci sono influenze gothic, metal, influenze. Però c'è anche la grande melodia italiana, e non parlo delle canzoni, parlo proprio della melodia di tradizione che affonda le radici della nostra musica classica, come può essere Morricone, come può essere l'opera. Infatti ha una voce un po' particolare, Paolo, perché viene definita crossover, perché mixa il pop rock inglese alla musica classica e lirica. E questo mi dà la possibilità di essere molto versatile, ma mai inespressiva. Gioco molto sull'emozione e l'espressione. Mi piace usare il sussurro e il grido, la potenza e la delicatezza. Sempre pathos, comunque, Beh, emozione. anche il bello della gamma dinamica che crea Sì, emozioni differenti, no? È certo. giusto che sia così. So che in quest'album c'è anche un personaggio che è partito dal Belgio, un italiano con grande successo, poi ha acquisito lo stesso successo anche in Italia, no? Sì, Vittorio Grigolo è un grandissimo tenore che è una star alla Scala di Milano, come al Metropolitan di New York, al Covent Garden di Londra, insomma è una star internazionale della lirica. E poi diciamo che il grande pubblico in Italia lo ha conosciuto come direttore artistico d'Amici, no? Certo, Era certo. nella annata con Ricky Martin, È se non sbaglio. vero, è vero. Sì, però è molto di più lui, Ah ecco. beh, qui stiamo parlando di notorietà da grande pubblico, ma Sì. un enorme pubblico mondiale già lo conosceva per le sue Sì. E poi performance. dentro c'è un gran figo che è David Garrett, Garrett. superstar del violino che vede ai suoi piedi donne e uomini indistintamente. Cioè, In generale, senza sì. distinzione Cioè, alcuna. sparano. Io ho visto alcuni suoi concerti, devo dire, ragazzi, lui è un diavolo di violinista. Tra l'altro ha interpretato anche la parte di Paganini in un film, prova a Ok. immaginare, no? E quindi c'è queste due grandi special guest nel mio album, nel brano Mi troverai sempre qui. Tra l'altro, Paolo, ho curato la creatività, cioè tutta la parte creativa insieme al mio team. Alcuni brani li ho scritti interamente io, altri brani ho scritto il testo e la musica in collaborazione con Frank o con Michael, i miei produttori. Sì. Ma abbiamo curato tutto anche nella realizzazione della produzione, ma anche il post-produzione, dalla grafica al photoshooting per il libretto, perché esiste in CD, in vinile, oltre che in streaming, download ovviamente, e poi i videoclip. Io ho un amore per il cinema e, tra parentesi, sono compositrice di colonne sonore per il cinema, io quindi.
cerco di abbinare le mie grandi passioni, no? Musica e cinema. Il mio top è esprimermi come cantautrice, ovviamente, con i miei testi, con le mie musiche. E Luci Ombre, ad esempio, è un album assolutamente autobiografico. Luci Ombre vuol dire luci ombre del viaggio della vita, come nella quotidianità. Luci Ombre che fanno parte della natura, dell'animo umano. Non siamo mai una cosa sola, siamo uno spettro di colori, ma soprattutto la nostra vita è fatta di dolori, di aspettative, di sogni, di gioie, di sofferenza, di fallimenti, di entusiasmo, di successi. Questo è Luci Ombre. È un album vissuto, autobiografico, in cui credo che gli ascoltatori si possano pienamente identificare. A proposito di insomma, questa descrizione molto dettagliata, si evince che insomma è un album che è fatto come si facevano quelli veri, no? Gli album di una volta, così si dice, nel senso proprio della lavorazione, perché è un percorso che ha molte, molte sfaccettature, quello di realizzare un album nel vero senso della parola. Sì, tutti i miei album sono frutto di parti, devo dire, parti lunghi. Questo 2 anni e oltre? Due anni e mezzo. Ci siamo incontrati per un writing camp in Olanda, come in Inghilterra e UK c'è questa cultura del writing camp, cioè ci si mette insieme e si scrive per un artista. Okay. In questo caso invece hanno scritto con l'artista, cioè con me. Quindi, a proposito, l'abbiamo fatto in 2 versioni, uh-huh. In italiano per il mercato italiano e per chi ama la lingua italiana, certo. Perché ad esempio in Germania sono amanti della lingua italiana, anche in Olanda, e in inglese invece per il mercato internazionale. Perché in effetti è un album che ha un respiro sicuramente internazionale, sia per il tipo di proposta musicale che per tutto quello che è insomma l'insieme di quest'anno. Ad esempio è uscito già in Corea del Sud, che è un mercato molto importante in Asia. Sai che con il cinema e con la musica stanno dettando leggi in Corea. Come no? È uscito lì in inglese, Lights and Shadows, ovviamente la versione inglese, ed è un'anteprima per il mercato asiatico. Mm. Mentre uscirà, oltre che in Italia, anche in Benelux, Olanda, Belgio e Lussemburgo a breve. Pandemia permettendo. Beh, certo, però insomma il prodotto c'è, quindi adesso è in discesa la strada, bisogna solo farlo ascoltare e diffonderlo. Naturalmente noi ti facciamo un grande in bocca al lupo e ci risentiamo prossimamente per raccontare le nuove avventure musicali di Silvia. Certo, Maio. Certo. Con il cinema ne ho fatte parecchie, tipo il numero 9, Gabriel Batistuta, il film sul grande campione argentino che è uscito 2020, e da lì ho fatto tutta la colonna sonora e anche il famoso singolo Freedom, famoso. Cioè, è uscito Freedom, mi è piaciuto molto e... Complimenti con Gabriel, col famoso Batigol, che apparivano in video, eccetera. Sì. Si può parlare anche di cinema. Ottimo, e allora lo faremo sicuramente. Ti mandiamo un grande abbraccio e un in bocca al lupo. Ciao Silvia. Grazie. Ciao Paolo, grazie.